Storytime, Evoluzione Radio. E bentrovati amici e amiche di Storytime nel nostro salotto radiofonico. Questa è Radio Italia 5, io sono Andrea Cantini e quest'oggi qui con noi ai nostri microfoni è venuto a trovarci Luca Di Benedetto. Ciao Luca. Buonasera Andrea. Come stai? Bene, grazie per l'invito. Grazie a te Luca per essere qua con noi ai nostri microfoni. Quest'oggi con Luca andremo a parlare di che cosa? Parleremo di San Donnino Winery, quindi questa attività ovviamente che produce vino e quant'altro, però la scopriremo insieme a brevissimo. Prima di cominciare, io Luca ti chiedo di raccontarci un po' di te, quindi chi sei, da dove vieni e ovviamente raccontaci un po' come inizia questo tuo percorso, no? Con questa attività. Perfetto, dunque io sono di Roma, sono un avvocato, sono un imprenditore, lavoro nel settore del real estate, quindi location, turistico, case vacanze, tutto ciò che riguarda un po' anche l'immobiliare, e lavoro anche appunto nel settore appunto vinicolo con l'azienda San Donnino Winery, dove oltre appunto alla produzione di vino ho realizzato, diciamo, grazie a insomma, mia moglie, questo che è la location per eventi e matrimoni, che è una location insomma unica, particolare, perché ha la particolarità di essere proprio immersa nel vigneto. Ecco, partiamo da quando nasce questa attività. Sì. E soprattutto che cosa producete? Ok, dunque l'attività San Donnino Winery è stata acquistata da mio nonno nella fine anni 90. E mio nonno era insomma notaio, quindi si è trovato, diciamo, un po' per caso prima ad acquistare un casale in Toscana a Poggi Bonzi, e poi girovagando insomma per la Toscana e quindi la zona di Certaldo eccetera, ha acquistato questa stupenda azienda vinicola. È una tenuta di circa 60 ettari e lì produciamo il vino principalmente di OCG, quindi Chianti in dotazione di origine controllata e garantita. Produciamo il Sangiovese in purezza e un rosé. Ok, quindi prodotti molto molto interessanti, sì, diciamo sì. Così. Genuini anche. esatto, quindi ci sono queste tipologie di vino, ovviamente producete anche altro, ti chiedo, all'interno di questa... No, produciamo principalmente il core business appunto è la produzione di vino e la vendita di vino. Poi all'altere poi nasce quella che è la location per eventi e matrimoni. Esatto, infatti volevo poi chiederti appunto questo, nel senso, intanto dov'è che si trova anche l'azienda? Allora, l'azienda si trova a Certaldo. Ok. È un'azienda appunto, come dicevo prima, di 60 ettari, di cui abbiamo 20 ettari di vigneto, abbiamo Cabernet Sauvignon, Sangiovese, e Trebbiano e Malvasia come vitigni, e poi abbiamo il resto che è bosco e seminativo. Ok, benissimo. Quindi siamo immersi totalmente nella natura, esatto. Siamo nel verde, in questa campagna, e appunto ci stavi dicendo che usate anche questa azienda, questa tenuta per eventi, soprattutto per matrimoni, a quanto ho capito. Esatto, perché tutto nasce circa 4 anni fa, in occasione della proposta di matrimonio che ho fatto a mia moglie. Ci siamo un po' commessi a cercare una zona, insomma una location per organizzare il nostro ricevimento, e quindi poi alla fine girovagando tra proprietà di famiglia o anche altre zone, location da affittare, ci siamo resi conto che ce l'avevi in casa, insomma. Quello che ce l'avevamo in casa, anche perché noi siamo sempre stati grandi viaggiatori, amanti della natura e tutto il resto, e quindi abbiamo deciso di utilizzare l'azienda appunto vinicola San Donnino come appunto location per il nostro ricevimento. Non era pronta, nel senso che non aveva una zona, diciamo, idonea per organizzare il nostro ricevimento, e abbiamo avuto l'idea di, tramite un movimento terra, un grande terrazzamento, abbiamo terrazzato tutta quanta, insomma, la parte antistante con il vigneto, e quindi abbiamo realizzato un terrazzamento di circa 300-400 metri quadrati che sovrasta il vigneto e offre una stupenda vista tra vigneti, uliveti e, insomma, tutta la zona circostante, che è molto bello, molto bello, con un molto tramonto frontale. Ah, ecco, bello, ecco. Oltretutto, sì. Ecco, e appunto, quindi ovviamente questi eventi vengono organizzati e voi direttamente poi fornite poi qualcosa, anche tutta la parte catering, certo, diciamo così? Perché noi ci affidiamo ad uno chef, Leonardo Perisse, che è stato lo chef che ha aiutato, insomma, Hetzbeck alla Pergola, ed è uno chef privato che lavora sia con la nostra struttura che si trova a Poggi Bonzi, che è una villa appunto che utilizziamo uso ricettivo, e poi abbiamo 3 catering, sono toscani appunto di Firenze, e quindi organizziamo tutto ciò che riguarda da ricevimento, aperitivo, cena e dopo cena.
poi, avendo insomma una serie di conoscenze e di agganci insomma sul territorio, offriamo dalla musica dal vivo, dal DJ, quindi anche tutta la parte artistica. Certo, tutta la parte artistica, quindi DJ, discoteca e tutto non so quello che serve, diciamo, per l'organizzazione di un ricevimento, di un evento, di un matrimonio. Ok, ok. Fate appunto soltanto eventi di matrimoni o appunto magari spaziate anche un po' se nel caso ci fossero altri tipi di eventi comunque molto interessanti sotto ovviamente... Certo, allora abbiamo fatto eventi aziendali, battesimi, comunioni, feste private e ricevimenti. Ok. Con una, diciamo che all'inizio è stato molto apprezzato dal pubblico, insomma, più che altro dagli stranieri, quindi americani, e poi dopo, insomma, si sono avvicinati anche i toscani, perché insomma, scoprendo il territorio, insomma. Certo, ovviamente. Per cui io menziono anche i contatti social, qualora ovviamente fosse interessati a visitare le pagine social Sandolino Winery su Instagram, www.sandolinowinery.it, che invece è il sito web dove ovviamente troverete tantissime informazioni, così come sulla pagina Instagram, penso, giusto? Esatto, sì, entrambi, insomma, sono... Bene, benissimo. Luca, per cui ti chiedo se vuoi mandare magari anche un messaggio a qualsiasi persona ci stia ascoltando, ovviamente di invito, perché ti volevo chiedere appunto anche nei giorni invece normali, classici, dove non ci sono appunto magari eventi previsti e quant'altro, è possibile andare lì magari fare delle degustazioni? Sì, organizziamo degustazioni private, quindi chi viene da noi, quindi parliamo di piccoli gruppi, può prenotare la struttura ad uso esclusivo e quindi organizziamo degustazioni aperitivi nel vigneto. E la caratteristica, appunto, come dicevo prima, è proprio quello di poter cenare, pranzare o degustare il vino nostro dentro appunto il vigneto e con tutta quanta quella che è la vista spettacolare che c'è appunto all'interno. Quindi sì, questo lo facciamo. E poi mi sono dimenticato di dire che oltre appunto al terrazzamento abbiamo ristrutturato quello che è il capannone degli attrezzi, che è diventato un fienile stile industrial e che lo utilizziamo sia per quanto riguarda la discoteca, quindi dopo cena, che come un ottimo piano B in caso di pioggia, che è da accogliere in circa 140 persone sedute. Quindi abbiamo un ottimo piano B e tutto appunto l'abbiamo fatto cercando di appunto preservare quello che era insomma la struttura originaria. Bene, benissimo. Io credo quindi abbiamo dato a tutte le informazioni necessarie ai nostri ascoltatori. Ti ringrazio appunto Luca per essere stato qua con noi e per essere stato molto preciso e chiaro a descrivere tutto quello che è la location. Ti chiedo se un ultimo saluto a questo punto che vuoi mandare a qualsiasi persona. Vi saluto, sono insomma la Sandolino Winery, se volete ovviamente venire a fare un sopralluogo, a visitarci, a fare una degustazione, siamo a Certaldo e quindi insomma avete il sito internet e c'è anche il mio numero, quindi se volete contattarmi o scrivermi sono sempre a disposizione. Benissimo, ti ringrazio Luca e ringrazio anche voi ovviamente amici di Storytime per averci seguito. Io vi saluto e vi saluta anche Luca. Ciao a tutti, grazie. Storytime, Evoluzione Radio.